La nascita di Vecchio Corto è stata costituita a base di 6 anni fa e l'obiettivo di questa associazione era di proteggere, di restaurare, rifazzolare ed animare la Vecchia Villa. Corrispondeva a un bisogno perché la Vecchia Villa si spopolava di più in più per un fatto che le case hanno un conforto piuttosto precario. Allora questa rinascita ella ha potuto influenzare la municipalità e lo Stato per chi ha anticipato aiutata nella maniera che li possano ristorare e sogarsi. La maggiorità dell'associazione, di membri dell'associazione, sono gente che stanno in Vecchio Corto, che ci sono proprietari, locatari o che residenziano in Vecchio Corto. E questa gente volia stare in Vecchio Corto. Vecchio Corto si è aiutato si pochi anni, ma pensiamo che grazie all'operazione da Vecchia Villa si è ripopolato. La rinascita ha avuto la risposta a un bisogno economico e un bisogno generato per aiutare gente a stabilirsi di torno di vecchi quartieri. Per il 70% della popolazione da Vecchia Villa si è andata a stare in quartieri nuovi, ma uso era sogno di rivenire di vecchi quartieri. Quanto fa c'è che vuole da bar questa bottega? 2 settimane. Forse perché pensate che i corti, anche la vecchia parte dei corti, è chiamata a svilupparsi. Sicuramente. Per questo che ho aperto qui. Più sono andato dentro su quartiere e mi interessa di farla qui. L'idea? Oui? A rinascita, conoscete voi? È un poco la conosco. E che ne pensate? Ne penso io perché facendo tutto per l'Alta Villa e per la costruzione che se ne fa, cercano di arrangiare e di far appena meglio perché mancavano a fare così all'Alta Villa. A rinascita di Vecchio Corto è infatti un'associazione che conta 300 o 400 aderenti di tutti i mezzi sociali. Quelli che operano per sta rinascita avvagano benevolamente. Ma come di poi qualche tempo hanno due impiegati che questi obbligatoriamente sono pagati, si pone la questione di possibilità di pagamento. Allora, la possibilità di pagamento è primo l'aderente che pagano una cotizzazione e una sovvenzione della municipalità, del Consiglio Generale e dello Stato, posto che facciamo un lavoro per l'abitante. L'aderente di questa associazione, annualmente, quanto pagano in cotizzazione? Una cotizzazione è più che possibile, posto che è di 15 franchi. Ma solamente noi, per le nostre attività, organizziamo parecchie manifestazioni culturali, principalmente ai vesti di Sant'Eolo che ci hanno i mezzi di proseguire le nostre azioni. Qualche sia che ha un'abitazione a Vecchio Corto e che vuole rinnovare se l'è proprietario, che fa? Se la vuole rinnovare, abbiamo aperto una permanenza, tutti i giorni gli aperte una permanenza e la possibilità giustamente di avere documentazione per sapere a che l'ha diritto. Gli è consigliata per una persona che li costituisce così e dopo c'è un tecnicien che viene da Iaccio, da Zona Cotra, che è un organismo specializzato nella ristorazione e che gli ha i consigli tecnici. Quando qualche sia faceva riparazione, rinnovazione dunque di una casa, di una vecchia casa soprattutto, si ha sempre a fare con parecchi mestieri. Allora? Ma giustamente abbiamo pensato che l'artigiano di Ribeno riunisce in un'associazione perché le persone che vogliono ristorare i suoi alloggiamenti possono avere a fare a un'organizzazione. E ad Elia si è costituita con la Camera del Mestiere e con la Maria Gotti che ha dato un aiuto. Ad Elia è un'associazione di tutti gli artigiani. Ci sono i bombieri, i tressianci, i pancalari, c'è tutti i corti di mestieri.
tutti i gruppi di mestieri e che consista a grupparci tutti insieme per poi tirare tutti i lavagli che sorteriano non tanto accorti. Che chi sia, bisogna arrivare all'appartamento, vanno a fare tutti i soldi, sì, qua su la rinascita. La rinascita ha una lista di tutti i cosi di Radeggia e ci dice, mandano noi. E dopo, la sicura persona ha diritto a scegliere l'intrapresa che lavora. Ma se io capisco che avreste fatto questa associazione, non per chi tutti questi lavori, un bagno mica intrapresa, sai più importante, voilà, che voilà, saranno, voilà, diciamo, lontano a corti. Voilà, e soprattutto per questo, perché con il lavaggio stia in corti. Perché non è caduto che tutte le volte che c'è qualcosa, con il lavaggio si ne va a canastro, perché siamo abbastanza numerosi, per poi piano, non importa chi sanci, Quanto faccio che l'esiste, Sadeglia? Faccio esattamente, faccio un anno, faccio un anno. E travagliate in coordinazione con la rinascita? Travagliamo in coordinazione con la rinascita, E arriviamo a camere di mestiere che ci stavano in testa a fare questi, Ci n'è gente in corti che ben trovabile per rinnovare l'abitazione, case e altro? Io ci so, perché passano per la teglia, perché la teglia, la rinascita, studi voi ci mandano noi. Qualche sia chi ben a bere vi odie, per costituisce un dossier, quanto tempo ci vuole perché la sua casa sia rinnovata? In funzione della riunione della commissione che determina le esibizioni, ma ci racconta 3 mesi. Quanto fa che voi siete installato qui? 6 anni. 6 anni abbiamo cominciato in primo tempo a installarci, a installare il primo magazzino, il primo atelier, in questa porta qui, e 2 anni fa abbiamo avviato la stanza lì accanto per poter ingrandarci, perché c'era bisogno di ingrandarci. E perché vi siete installato lui più corti piuttosto che la parte più nuova della città? Beh, ci siamo installati in lui più corti perché la prima cosa è che ci piace. È un bello luogo, cioè di cose come le so. La seconda cosa è che ci pareva con il nostro mestiere andessi meglio. Non è un luogo tradizionale che dal punto di vista architettura, rappresentazione sociale, è piuttosto un luogo tradizionale che è una villa nuova. E la terza cosa è che ci pareva che qui c'era affare a fare, installandoci a un'epoca dove non si credeva mica tanto nelle possibilità di un vecchio quartiere come questo, ci è apparso qualcosa di interessante. E voi ci credete alle possibilità di un vecchio quartiere, i corti? Ah, sai, non c'è che davvero ciò che lui si è fatto, sti pochi anni fa. E sta rinascita, conoscete? Sì. Beh, conosco, siamo quelli che ci abbiamo lavorato di buon principio. E per ragione che voglio detto, ci pare interessante qualche cosa qui, ci vuole fare. E la creazione dell'associo, 4-5 anni fa, abbiamo cominciato a parlarne, e ci è apparso assolutamente così indispensabile per poter arrivare a dare un nuovo soffio qua a Vecchia Villa. E se voi non mandavate questi 4-5 anni di lavoro, 5 o anche così di lavoro, erano positivi, chi mi rispondereste? Se non ci ne teniamo i risultati acquisti, certo che è positivo, questa periodo di lavoro è stata positiva. Allora, se non pensiamo a esperienze che ne abbiamo, impartendo, ci diciamo che c'è sempre lavoro a fare, certo, che di più in più la volontà di tutti sarà necessaria. Ma infatti, o tutto di cominciare, dopo si vedrà, tutto è cominciare a lavorare. Di poi a sua creazione, a rinascita ha dato a prova che la si è fissata 3 obiettivi, protegge, rivazzulà e animà. Per questi fino a oggi ha fatto tutto ciò che gli era possibile di fare. Partecipe alla protezione a tutti i livelli, particolarmente con un'importante azione di sensibilizzazione di cortinesi per la difesa di uso ambientamento e di uso quadro di vita.
Rivazzulà parese un punto capitale di associazione e ci dice nel giusto titolo l'animatori di Arrinascita. Non ci vorrà essere vera protezione o animazione se a ristorazione di vecchio corti non si faccia conformemente ai bisogni reali di quelli che ci vivono. L'animazione. A questa Arrinascita da una piazza importante alle sue attività e poi cortineso per quello che frequenta appena sta città non è possibile di pensare a tutta sta musica, a tutti sti spettacoli di pupattole o a sta animazione teatrale di st'ultimi anni senza far relazione con Arrinascita, come le festività di Sant'Eole che l'organiseggia di poi a sua creazione e poi le cardelline. Ste cardelline, gruppo Isidelli all'attività diverse, che merita di essere conosciuto e che di già è stato rimarcato in tutte le feste rurali e Corsica. E tutto questo ci vuole a dirle e a ripeterla un co' animatori che travagliano con una sola paga, quella di un suo amore per i più corti. Di voi che è tentato di rinnovare così i più corti, ce ne ha assai commerci o botteghe che si sono aperti? Ce n'è qualche tua. Sapete come lei, non si può mica, quando lo si parla della Corsica e quando lo si parla di un vecchio quartiere, diciamo che le iniziative non sono mai una cosa, ma quelle che si facciano sono importanti, perché non c'è mica che l'equilibrio sia rotto, l'installazione troppo commerciante, troppo botteghe artigiani feria una spesa di Saint-Tropez o un affare così, dunque l'installazione sono quelle che ci vogliono al momento del giorno e poco a poco così ci dà la possibilità di riflettere e di lavorare a meglio maniera di fare le cose.